Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente è arrivato il giorno in cui cambierò finalmente il paraurti della nostra amata Mito con quello della Mito Veloce di cui avete visto l'unboxing, e vi lascio il link qui in alto a destra. Ci tenevo a ricordare che il kit è fornito da linaoriginale.it e trovate il link in descrizione. Salterò tutta la parte di smontaggio del paraurti perché conosciamo oramai praticamente tutti come si smonta, e per chi non lo sapesse, comunque vi lascio il link qui in alto a destra del video in cui vi faccio vedere come si smonta. Quindi io direi di chiacchierare poco perché è un video abbastanza lungo e ci vediamo direttamente al paraurti smontato. Ok ragazzi, la situazione è questa, quella ovvero che avete davanti. Ho tolto il paraurti anteriore, ho dato una pulita così ai passaruota e davanti, giusto per levare un po' di schifezze e di sporco. E di qua ci troviamo il nostro paraurti anteriore, quello vecchio, in quanto dobbiamo recuperare un po' di bulloneria che è presente qui e andarla a riutilizzare sul paraurti, quello nuovo. Per esempio, le viti dei fari, dei fendinebbia, le viti della calandra. Ok ragazzi, cominciamo con l'assemblaggio del nuovo paraurti mettendo questa placchetta, basta inserirla a incastro, penso che sia per convogliare l'aria sull'intercooler. Successivamente torniamo sul paraurti vecchio per togliere i gancetti per la filettatura delle viti. I tre gancetti li andremo a riutilizzare sui fendinebbia nuovi del nuovo paraurti, basta inserirli. Ovviamente prima gli ho dato una pulita veloce con acqua e sapone per pulire un po' il tutto. Una volta inseriti nel verso corretto, inseriamo il fendinebbia da fuori e andremo a utilizzare un'altra volta le tre viti che abbiamo levato dal vecchio paraurti, ovviamente sempre prima. Io le ho pulite sempre con acqua e sapone, io ho dato una bella pulita sgrassata e io ho messo una goccetta di WD-40 così per prevenire un po' la ruggine, cose del genere, ecco, ma una goccettina proprio appena stringete bene perché lì le mani proprio non ce le vogliamo rimettere, cioè una volta è fissato, è fissato. Quindi una volta messo il fendinebbia e la mostrina per convogliare l'aria, inseriamo la griglia. La griglia è unica, è tutta inizialmente a incastro, basta spingerla piano piano su tutti i lati, è un processo un po' macchinoso, nel senso bisogna inserirla bene per farla combaciare da tutte le parti, quindi bisogna prestarci un po' di attenzione, ecco. Poi è composta da quattro buchi, da quattro fori, che dirò anche successivamente. Quattro fori che troviamo, due esternamente, due internamente, quelli esterni vicino ai fendinebbia, uno lo vedete dall'inquadratura, mentre i due interni sono centrali proprio sotto la V della calandra. Ok ragazzi, per quanto riguarda il griglione, mi mancavano le viti per fissarlo, quindi sto procedendo rimediando delle viti, rondelle e dadi che ho in garage per il fissaggio. Come potete vedere, ho messo una vite con una rondella grande quanto basta per il buco della griglia e dall'altra parte ho messo un'altra rondellina con il dado. Procediamo quindi con la chiusura della parte frontale con la mostrina dei fendinebbia, è incastro, quindi basta spingere bene su tutti i lati e sentire tutti i click dei gancetti. Allora, la griglia di questo paraurti è composta da quattro viti, quelle due che vi ho fatto vedere già prima, proprio accanto ai fendinebbia, e poi ci sono queste due centrali proprio sotto la calandra. Come vi ho detto prima, non ho le viti, quindi ho rimediato due viti che ho qui in garage e sono andate abbastanza bene.
Ultima parte dell'assemblaggio, ovvero l'inserimento dello scudo, la parte veramente più bella di questo paraurti, e ho riutilizzato le quattro viti prese dal vecchio paraurti, quelle nere ovviamente prima l'ho sempre pulite, e, però manca una vite, quella centrale, quindi ho utilizzato una vite più o meno lunga uguale, con la stessa larghezza e una rondella, quindi molto semplice. Allora, mi ero scordato di far vedere un passaggio. Come potete notare, qui dietro ci sta la barra di sughero, sì, di sughero, a ridalli, di polistirolo, insomma, quella che assorbe, insomma, l'urto. Mi sono scordato di far vedere come si mette e come si leva, perché è diversa rispetto a quella vecchia. Io praticamente che ho fatto? Ho lasciato la barra, ho montato il paraurti, non andava indietro perché quella ha delle sedi diverse per la calandra. E quindi mi sono accorto che dovevo montare questo, ecco, andavo un po' di fretta, quindi mi sono scordato di far vedere come si smonta. Comunque è facilissimo, cioè questa sbarra la prendete all'estremità a due pernetti, li sfilate e basta. Questa l'appoggiate e la spingete, cioè veramente elementare, quindi non dovreste avere grossi problemi. E quindi niente ragazzi, questo è quanto. Ringrazio ancora Lina Originale e i miei genitori soprattutto, perché questo è veramente un regalo fantastico. Spero che vi piaccia pure a voi. Quindi spolliciate, commentate se avete dubbi, vi lascio il link in descrizione di tutti i contatti per Lina Originale. E per questo video è tutto. Mitch Tuning vi saluta, seguitemi su Instagram, su Facebook. E ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao a tutti ragazzi!